abbandoniamo il territorio del centrodestra di Silvio Berlusconi, entriamo in quello del centrosinistra. La notizia del giorno è le primarie per i parlamentari, primarie anomale, 29 e 30 dicembre, insomma una data molto particolare. Allora ci facciamo spiegare qualcosa in più dal vicepresidente del PD, la mia amica Marina Sereni. Buongiorno Marina. Buongiorno, ciao Mario. Allora, tutta infreddolita, sei già alla Camera, fra mezz'ora sono già convocata. Agli uffici della Camera, sì. Allora, senti, spieghiamo un po' quello che almeno sai, e tu te sai di più, di queste primarie del 29 e 30 dicembre. Si faranno Ne so di più, ma non molto di più. Qualcosina. Si faranno, e credo che la notizia sia questa, prima di tutto, perché abbiamo visto le parlamentarie di Grillo diciamo drammaticamente fallite, abbiamo visto come Berlusconi pensa di fare le sue liste. Credo che si debba dare atto al PD, a tutto il PD, merito di Bassani, ma di tutto il PD, di aver scelto comunque la strada di una consultazione, di una partecipazione ampia, democratica, anche per la scelta dei parlamentari. L'aveva detto, l'avevamo promesso quando ci battevamo per cambiare la legge, non è stato possibile cambiare la legge, noi facciamo una nostra, diciamo, piccola riforma elettorale interna. Naturalmente le date sono molto particolari, ma sono legate alle scadenze elettorali che sono fittissime, l'accelerazione non era prevedibile. Le primarie si faranno allora 29 e 30, da quello che ho capito sarà un solo giorno, quindi o 29 sceglieranno i territori, quindi sarà comunque un solo giorno, o il 29 o il 30, si faranno nelle sedi del PD, dove le sedi del PD ci sono. Ho cominciato a sentire territori che mi dicono: ma noi non abbiamo le sedi, troveremo altri luoghi raggiungibili per fare le primarie per i parlamentari. Mi pare una notizia positiva che anche SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, abbia scelto di fare nello stesso giorno un passaggio analogo, e questo significa che, diciamo, sono anche un po' contagiose, speriamo bene. Quindi sono distinte, sono le primarie di Bersani, PD e quella di Vendola. Chiaro, facciamo ognuno la sua lista, questo è evidente. Si vota su liste decise dal provinciale, giusto? Si vota su liste decise dal provinciale sulla base di numeri complessivi invece decisi dai livelli regionali, quindi ogni livello regionale decide quante candidature spettano a ciascuna provincia. Sì. E poi i livelli provinciali decidono quali sono le rose di candidature che vengono portate alle primarie, e saranno il doppio delle candidature da selezionare, quindi se sono 4 le candidature da selezionare la lista sarà di 8, se sono di 8 sarà di 16. Preferenza multipla, qui c'è una discussione aperta, quindi qualsiasi cosa diciamo può essere smentita dal regolamento, perché si sta cercando di introdurre una norma di salvaguardia, diciamo, della rappresentanza di genere, quindi una norma che eviti una preponderanza di un genere rispetto all'altro, e naturalmente ci sono molti sistemi che tecnicamente possono avere esiti diversi, quindi vediamo, però certamente si sta parlando di una preferenza multipla che possa promuovere anche una parità. Ma multipla sarebbe multipla obbligatoria, cioè uomo-donna per forza? Non lo so che su questo c'è stata una bella discussione ieri, abbastanza complessa, perché poi a volte uno si convince che un modello risolve il problema e poi diciamo che il problema si risolve meglio con la politica. Credo che, adesso glielo dico anche perché sono un po' parte in causa essendo una donna, credo che dobbiamo trovare un modo per fare comunque un passo avanti rispetto all'attuale rappresentanza. Siamo già oggi il partito che ha più donne in Parlamento, alla Camera e al Senato, ma siamo ancora molto lontani da quella democrazia paritaria che abbiamo messo nello statuto, quindi non penso che riusciremo realisticamente a raggiungere il 50-50, ma se quello è l'obiettivo dobbiamo fare però un bel passo avanti rispetto alla situazione attuale. Per candidarsi come funziona? Adesso questa è la domanda. Non è stato deciso, mi pare di intendere, però ci sono molti metodi possibili, che ci sono autocandidature, che ci possono essere candidature sottoscritte da membri degli organismi dirigenti territoriali. Fino ad ora non ho considerato come prevalente l'ipotesi della sottoscrizione da parte degli iscritti, però è evidente che non si può escludere totalmente.
con gli uscenti che vanno in lista comunque, ma sono questo... ma questo non è chiaro, non è chiaro, anche questo non è chiaro. In ogni caso c'è un voto degli organismi provinciali, quindi un uscente che va in lista per le primarie deve essere comunque votato dal suo organismo provinciale. Cioè ogni singolo uscente o sarà la blocchi? Beh no, sarà la lista, immagino sarà la lista. Viene determinata la lista. Immagino di sì. E si vota in un giorno solo, questo insomma. Si vota in un giorno solo e la scelta tra questi due giorni, non escludo, ma questo è ancora oggetto di discussione, che si possa anche lasciare una rosa più ampia di giorni, per esempio 28, 29 e 30, anziché solo 29 e 30, considerando che siamo comunque in un periodo abbastanza festivo. Il dato però di questa data è inamovibile, perché insomma si parlava anche della Befana, delle Befanie. È inamovibile perché se noi non sappiamo ancora quando si vota, ma se la data del voto fosse il 17-18 febbraio, queste sono le uniche date possibili. Benissimo, abbiamo cercato insomma di fare luce, non è semplicissimo. Chi vota no. L'elettorato attivo? Questa è l'altra questione. L'elettorato attivo sono tutti gli iscritti del PD. Sì. Più tutti coloro che, avendo votato alle primarie, diciamo Bersani, Renzi, Vendola, Tabacci, eccetera, eccetera, si dichiarano elettori del PD. No, che si iscrivono al partito, dunque. No, che si dichiarano elettori del PD. Che si dichiarino elettori del PD. E non gli esterni alla platea del 25 novembre, quindi, per capirci. Non gli esterni alla platea del 25 novembre. Non gli esterni alla platea, cioè non riaprendo la platea del 25 novembre. Quindi sono i 3 milioni. I 3 milioni più i 600.000 iscritti, che sono ovviamente in parte già contenuti nei 3 milioni, in parte probabilmente no, perché non credo che tutti gli iscritti del PD abbiano veramente votato in quella scadenza lì. Benissimo, abbiamo provato a fare luce. Ti ringrazio Marina, buona giornata, ci vediamo tra poco. Ciao. Sì, e, insomma, penso che questo sia stato, come dire, un passaggio utile, perché molti ci chiedono come funzioneranno queste primarie per i parlamentari del Partito Democratico, che sono una novità assoluta, un'altra delle novità, tante novità di questa stagione un po' particolare, insomma, che è una stagione di cambiamento, di delegittimazione della politica, una stagione di Porcellum, perché ricordiamo che queste primarie nascono anche per, diciamo così, rispondere al problema di una legge elettorale che invece consegna alle segreterie dei partiti la possibilità sostanzialmente di nominarsi i deputati. In teoria Bersani, colonnelli del partito, avrebbero potuto riunirsi e decidere le liste autonomamente, per certi versi, col solo voto della direzione nazionale del partito. Invece questo meccanismo di primarie, anche se il regolamento andrà studiato, perché come sempre possono esserci meccanismi che poi rendono il tutto un po' meno democratico di quello che sembra, ma insomma comunque sarà un modo per coinvolgere centinaia di migliaia di persone nella decisione della composizione delle liste per le elezioni politiche.